Buonasera, ben ritrovati. Questo è Focus TG, l'informazione di Rete Veneta che torna puntuale in diretta con tante novità. In apertura parliamo di furti, parliamo di un problema che riguarda la marca trevigiana, anche se le statistiche dicono il contrario. Vediamo. Via Malvista e Cendon di Silea, via Boschetta, San Buga di Preganziol, Roncade. È la mappa degli ultimi furti portati a segno tentati nel fine settimana. Un'escalation che fa crescere la paura in quartieri sempre più sotto assedio dei banditi. Ma i viventi pronti ad entrare in azione appena cala la luce del sole e più delle volte tengono sotto controllo i movimenti dei proprietari aspettando di agire appena questi escono di casa, ma altre volte poco importa se all'interno c'è qualcuno. Come è accaduto ieri sera a Cendon di Silea, qui i ladri sono entrati nel giardino di un'abitazione. I proprietari erano in casa, il marito, avvertendo dei rumori, è uscito e li ha fatti scappare. All'interno la moglie, angosciata, temendo che potesse succedere qualcosa al compagno, e la figlia di pochi anni in lacrime. Una paura che serpeggia nella frazione. In via Malvista, tra sabato e domenica, diverse le villette visitate. Ieri appunto hanno tentato di andare nei vicini di fronte a noi e hanno visto poi i vicini, siccome sono riusciti a mandarli via, saltare a casa nostra, nella nostra staccionata, però poi si sono dileguati. Sempre ieri, tra le 17 e le 18, i banditi sono entrati nell'abitazione del cognato del signor Matteo. Hanno sfondato il balcone, scassinato la finestra e messo a soqquadro le stanze, fuggendo a mani vuote. Misero anche il bottino del colpo nell'abitazione di Marina Corazzo. Hanno buttato un po' all'aria le camere e hanno portato via un paio di scarpe di ginnastica del mio figlio. Fortunatamente non hanno trovato niente, perché è da un po' che gira questa voce, per cui cercavo di tenere meno cose in casa. Anche se viene portato via ben poco, la cosa più preziosa che viene rubata è la serenità, la libertà di sentirsi sicuri in casa propria. Non si sa mai chi sono, quanti sono, come vengono, se vengono per rubare soldi, se vengono per collane. Una banda, forse la stessa che gravita in zona a bordo di un'auto, intercettata ieri da Elisa Gentile e da un amico, insieme hanno iniziato a seguire la vettura. Siamo riusciti, non in maniera nitida, ma a riprendere la parte dietro dell'autoveicolo e a riconoscere almeno le prime due cifre della targa. Il video è stato consegnato ai carabinieri. I cittadini di via Malvista si stanno organizzando in modi diversi, prima di tutto per illuminare la zona. Buia, 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 buia. Infatti noi all'inizio abbiamo dovuto arrangiarci e mettere delle luci per fare illuminare un attimo anche l'entrata della stradina. Abbiamo iniziato a creare una chat su WhatsApp tra di noi della via, dove ci stiamo adoperando per creare un controllo del vicinato. Ieri sera diversi colpi messi a segno, tentati anche in via Boschetta Preganziole, mentre Roncade e le sue frazioni continuano ad essere prese di mira. E proprio qui, giovedì 22 novembre, presso la sala consigliere del comune, dalle 20:15, verrà organizzata la prima riunione del gruppo Facebook Furti in Corso, durante la quale verrà discussa la proposta di un'autotassazione dei cittadini per organizzare un servizio di vigilanza privata. E cosa ne pensano i trevigiani? Nonostante alcune statistiche dipingano la marca come una delle province più sicure, sentiamo l'opinione dei cittadini, della gente. Treviso è la provincia più sicura d'Italia, lo stabilisce il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell'Università La Sapienza di Roma, nell'ambito della ricerca promossa dal quotidiano Italia Oggi. Eppure, soprattutto nell'ultimo periodo, la marca è stata letteralmente bersagliata dai furti. Per il secondo anno consecutivo, comunque, raggiungiamo la vetta della classifica in termini di reati contro la persona e contro il patrimonio, come omicidi, lesioni dolose, percosse, violenze sessuali, sequestri di persona, illeciti connessi agli stupefacenti, alla prostituzione, scippi, furti, rapine, estorsioni e truffe ogni 100.000 abitanti. La gente sull'argomento è divisa. Io non mi sento sicura per niente, li ho avuti due volte in tre mesi, due volte. Ma adesso anche di recente? Qua due mesi fa li ho avuti, adesso ho dovuto mettermi in feriate, ho dovuto sistemarmi, adesso mi metterò anche su, perché ho una casa singola, sono sola, ma nome e cognome non ho avuto. Io ho avuto visite di ladri più di una volta. Però diciamo, è scippata una volta, però io mi sento che è sicura. Ecco, l'importante è non essere magari distratti
come mio figlio che non mi ha inserito l'allarme, oppure mio marito che era in fondo in giardino e ha lasciato la porta aperta. Non proprio tanto, si potrebbe fare di più. La percezione è che ce ne siano meno qui nella nostra zona che magari in altre zone. E questo probabilmente magari dipenderà anche dal riscontro politico che ci possa essere su questo tema. Diciamo, da maschio mi sento più sicuro probabilmente di magari di donna, ecco, anche la sera io vedo comunque una città controllata, insomma, dalla forza dell'ordine. Ma se per sicurezza siamo in vetta alla classifica, non si può dire la stessa cosa per la qualità della vita, dove Treviso, dal sesto posto, scivola al nono. Testimonianze di derubati anche da Venezia. Come avete capito, l'emergenza dal punto di vista della sicurezza, stando a questi servizi, c'è, esiste. Sabato sera dicono che ci sono stati 5 furti nel giro di un'ora, nelle zone Caltana, Santa Maria di Sale e Caselle. I carabinieri ve l'hanno detto? Sì. È la voce di uno dei depredati lungo via Gorgo, qui a Caltana di Santa Maria di Sala, dove sabato scorso è stato un sabato decisamente nero per molte famiglie di qua, letteralmente razziate di ogni bene, con la raffica di furti subiti in appartamento come in casa. Lì in fondo, l'ultimo, sono stato in questa casa e nell'altra abitazione di là. Tutti la sera di sabato? Tutte la stessa sera, più o meno dalle 6:30, intorno più o meno fino alle 8, così indicativamente, perché io sono rientrata alle 8 e furti erano già avvenuti. Noi eravamo via, eravamo fuori per il weekend e mi ha chiamato mia mamma dicendo è entrata un attimo e ha trovato tutto sotto sopra. Sono entrati qua dalla finestra e l'hanno scassata, non so come l'hanno aperta, hanno tirato fuori di tutto e di più. Ha aperto la cassaforte e vabbè, abbiamo trovato un po' un macello. Rubati i risparmi in contanti dalla cassaforte, insieme ad altro sparso per la casa, racconta Valentina, mamma di un bimbo piccolo ancora sotto shock. Mi trema anche la voce, è brutto. Infatti adesso non avevamo ancora neanche l'allarme, quindi abbiamo fatto tutto stamattina in fretta e furia per salvare il salvabile e rimediare quello che si può rimediare, perché non si sta bene. E con Valentina trova essere la casa razziata, ma soprattutto danneggiata, anche una pensionata 73enne, depredata nel tempo, occupato per uscire da casa e recarsi nella vicina chiesa per la messa a suffragio del marito a 3 anni dalla sua scomparsa, così nelle parole della sua domestica. Dani ha portato 10 euro di un portafoglio che era in cucina, che lui teneva per le spese, prendere un po' di pane, così da oggi a domani, diciamo, non so che era, però sopra hanno tirato via era orecchini, insomma, ma non ha portato via, non so come mai. E dopo i cassetti tutti così tirati, tutto il lenzuolo che aveva la signora, non so, che era tutti partiti, era così, e i figli si hanno guardato, ha detto secondo loro non ha portato via niente, però sono entrati, ecco, questa ne fa male. In paese la gente è davvero più che esasperata. Si vive con no paura di più, non si può. Ci stiamo organizzando per fare noi il giro della casa, per controllarla, per aiutarci tra vicini, perché non abbiamo alternative, non ci sentiamo neanche tutelate sinceramente, perché non è possibile, tante volte ci sono le luci anche spente, quindi non è facile vivere così. Vi siete appellati al sindaco? Noi stiamo, sì, ci sono dei gruppi organizzati, adesso avremo un incontro anche mercoledì e quindi faremo anche questo, insomma, sperando, anzi sicuramente ci darà ascolto perché è una persona anche abbastanza disponibile. Allora, vi do due notizie di cronaca, le vediamo da queste due foto. La prima è stata necessaria. L'arrivo degli uomini specializzati del soccorso alpino per salvare 3 sci alpinisti sono stati sorpresi dal maltempo a Cima Strugova, siamo sulle Alpi Giulie occidentali. Erano 3 uomini dai 40 ai 50 anni di Vittorio Veneto, Conegliano e Santa Lucia di Piave, sono stati riportati a valle dai soccorsi. Tragedia poi a Cet di Belluno, a perdere la vita un veterinario molto conosciuto in provincia di Belluno, Paolo Casarin, è stato incornato da un toro che stava visitando. A nulla è valso l'intervento del 118, era lavoro nell'azienda della nuora, pensate. Casarin lascia 4 bambini.
Pipì sulla Basilica della Salute succede a Venezia. Proprio nei giorni in cui la Basilica della Salute è meta del pellegrinaggio annuale a ricordo della sconfitta di una delle tante pestilenze che ha colpito la città, un giovane trevigiano ha pensato bene di fare la pipì in un angolo dell'edificio. La polizia municipale però l'ha visto e quindi sanzionato per 3.000 euro. In occasione della festa la Basilica è raggiungibile con un apposito ponte su barche a scavalcare il Canal Grande, ma è anche attrezzata nelle vicinanze con bagni pubblici, aspetto di cui il trevigiano non si è minimamente interessato. Non è certo il primo caso in città dove spesso il malcostume la fa da padrone, nonostante le campagne di sensibilizzazione per il rispetto di una realtà che è monumentale in ogni sua pietra e che in questi ultimi anni ha visto le forze dell'ordine sempre più attente nel difenderne il decoro. Tra pochissimo torniamo in diretta con altre notizie, seconda parte di Focus TG.